La pace si costruisce con pazienza e coraggio e i leader religiosi devono denunciare ogni forma di violazione della dignità degli esseri umani. Papa Francesco lo ha ripetuto con forza durante il suo pellegrinaggio in Turchia, sesto viaggio apostolico del pontificato. Atterrato venerdì 28 novembre ad Ankara sulla scia dei suoi predecessori Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, Papa Bergoglio si è subito recato in visita al mausoleo di Atatürk, fondatore e primo presidente della Repubblica Turca. Dopo aver deposto una corona di fiori e aver firmato il libro d'oro, il pontefice è stato accolto dal capo di Stato Erdogan nel palazzo presidenziale per la cerimonia di benvenuto e l'incontro con le autorità. Qui Papa Francesco si è soffermato sul tema della libertà religiosa, denunciando la violazione delle più elementari leggi umanitarie nei confronti di prigionieri e di interi gruppi etnici, soprattutto in Siria e in Iraq, dove non accenna a placarsi la violenza terroristica. Nel ribadire che è lecito fermare l'aggressore ingiusto, ha insistito, sempre però nel rispetto del diritto internazionale, voglio anche ricordare che non si può affidare la risoluzione del problema alla sola risposta militare. Occorre contrapporre al fanatismo e al fondamentalismo, alle fobie irrazionali che incoraggiano incomprensioni e discriminazioni, la solidarietà di tutti i credenti, che abbia come pilastri il rispetto della vita umana, della libertà religiosa, che è libertà del culto e libertà di vivere secondo l'etica religiosa. Lo sforzo di garantire a tutti il necessario per una vita dignitosa e la cura dell'ambiente naturale. Dinanzi alla tragica vicenda del Medio Oriente e a una situazione umanitaria angosciante, incontrando il presidente degli affari religiosi alla Dianet, il pontefice ha rimarcato che il mondo ha bisogno di pace, sicurezza e prosperità e che le religioni devono compiere ogni sforzo per promuovere il dialogo e il rispetto, pur nelle differenze etniche, religiose, culturali o ideologiche. In qualità dei capi religiosi abbiamo l'obbligo di denunciare tutte le violazioni della dignità e dei diritti umani. La vita umana, dono di Dio creatore, possiede un carattere sacro. Pertanto la violenza che cerca una giustificazione religiosa merita la più forte condanna, perché l'Onnipotente è Dio della vita e della pace. Only the presence of these two leaders La semplice presenza di questi due capi offre un forte messaggio a tutto il mondo, che è questo. Due chiese divise fino ad ora possono coesistere. Ritengo si tratti di un messaggio che nella semplice presenza e compresenza dei due capi è di per sé una testimonianza forte per il mondo. It is a strong message to the world and I think it is a message that credo sia un messaggio che potrebbe avere effetti su tutto il processo di pace e potrebbe contribuire a una coesistenza pacifica in Medio Oriente. Could contribute to a peaceful coexistence in the Middle East. Istanbul è stata la seconda tappa della 3 giorni di Papa Francesco in Turchia. Appena giunto nella città di Costantino, unico luogo al mondo tra due continenti, Asia ed Europa, il pontefice ha visitato la moschea Sultan Ahmet, meglio conosciuta come Moschea Blu, guidato dalle parole del Gran Mufti, con il quale poi si è intrattenuto in un momento di adorazione silenziosa. La mattinata è proseguita nel mausoleo di Santa Sofia, un tempo basilica degli imperatori cristiani di Oriente, poi moschea, infine museo, dove Papa Francesco ha potuto ammirare il luogo dove venivano incoronati gli imperatori romani di Oriente e la grande immagine di Maria nell'abside di fondo. Il pomeriggio è stata invece la piccola comunità turca ad essere protagonista con la Santa Messa celebrata nella Cattedrale dello Spirito Santo, alla presenza anche del patriarca ecumenico Bartolomeo I. Lo Spirito Santo suscita i differenti carismi nella Chiesa. Apparentemente questo sembra creare disordine, ma in realtà sotto la sua guida costituisce un'immensa ricchezza, perché lo Spirito Santo è lo spirito di unità che non significa uniformità.
Solo lo Spirito Santo può suscitare la diversità, la molteplicità e nello stesso tempo operare l'unità. Until now we have produced many important theological texts, many important common statements. Fino ad ora abbiamo redatto molti importanti documenti teologici, numerose dichiarazioni congiunte che nel passato potevano essere impensabili. Adesso, e mi riferisco alla presenza del Papa, essa consente di promuovere un dialogo più profondo tra le nostre due chiese, che porta molto frutto. Malgrado le difficoltà, ritengo che il dialogo abbia prodotto grandi opere teologiche in direzione dell'unità. Ora ci affidiamo allo Spirito Santo, che deciderà quando e come si raggiungerà questa unione. Faremo del nostro meglio, ci impegneremo, ma penso che la parola finale spetti allo Spirito Santo. The final work belongs to the Holy Spirit. La prossimità fraterna delle chiese di Oriente e di Occidente ha trovato espressione nel gesto compiuto da Papa Francesco nella chiesa di San Giorgio al Fanar durante la preghiera ecumenica. Al termine del rito, infatti, il pontefice ha chiesto al patriarca Bartolomeo I di benedirlo, chinando il capo. Nella festa di Sant'Andrea Apostolo, domenica, l'itinerario del dialogo ecumenico ha registrato una nuova significativa tappa con la celebrazione della Divina Liturgia, la benedizione ecumenica e la firma della dichiarazione congiunta. Papa Francesco ha chiesto agli ortodossi di rispondere insieme, in unità, alle richieste di aiuto dei poveri, delle vittime della guerra e dei giovani. Voglio assicurare a ciascuno di voi che per giungere alla meta sospirata della piena unità la Chiesa Cattolica non intende imporre alcuna esigenza se non quella della professione della fede comune e che siamo pronti a cercare insieme, alla luce dell'insegnamento della Scrittura e dell'esperienza del primo millennio, le modalità con le quali garantire la necessaria unità della Chiesa nelle attuali circostanze. I think by dialogue. Un cristiano testimonia la sua fede con il dialogo, mediante dichiarazioni congiunte, organizzando e sostenendo gli altri, anche forse le altre religioni. Do not forget that the main I mean principle. Non va dimenticato che il principio più importante dell'identità cristiana è quello di amare il prossimo. È questo il significato, perché il cristianesimo è un evento inclusivo e non esclusivo. And our teaching on the Holy Trinity. Il nostro insegnamento sulla Santissima Trinità afferma che il Padre accetta il Figlio, che accetta a sua volta lo Spirito Santo. Ciò implica l'accoglienza dell'alterità. L'uno accetta l'altro. Si tratta di un messaggio molto, molto potente che il cristianesimo può offrire al mondo moderno. L'ultima tappa ufficiale del pontefice in Turchia ha riguardato la visita a un gruppo di giovani rifugiati nella Cattedrale dello Spirito Santo di Istanbul, sostenuti dall'oratorio dei Salesiani e provenienti prevalentemente dall'Iraq e dalla Siria. Papa Francesco ha ribadito che le condizioni degradanti in cui tanti profughi devono vivere sono intollerabili e ha lanciato un appello per una maggiore convergenza internazionale volta a risolvere i conflitti che insanguinano le vostre terre di origine, ha detto, a contrastare le altre cause che spingono le persone a lasciare la loro patria e a promuovere le condizioni perché possano rimanere o ritornare.